Il Museo Nazionale d'Abruzzo ha presentato oggi un annullo filatelico dedicato al ritrovamento 70 anni fa del mammut. Un annullo temporaneo attivato grazie a Poste Italiane con bollo speciale e cartolina. Sarà possibile nella giornata di oggi timbrare con il bollo speciale le corrispondenze allo stand di Poste Italiane allestito al castello. Per l'occasione è stata presentata anche una cartolina in edizione limitata che assieme al bollo sarà un pezzo da collezione. Il bollo è tratto dal logo che celebra i 70 anni dal ritrovamento del prezioso fossile ideato dall'architetto Francesca Condò della Direzione Generale dei Musei. Il timbro sarà disponibile dal 31 agosto e per 60 giorni allo sportello filatelico di Via della Crocetta. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, i primi 50 visitatori del mammut al Forte Spagnolo sarà distribuita gratuitamente la cartolina con annullo filatelico. Il timbro sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma, farà parte della collezione della storia postale del paese. Ma non è l'unica iniziativa, ce ne saranno tante altre. Quello dell'annullo filatelico è uno dei più importanti perché ufficializza la presenza del mammut e lo rende anche visibile ad un pubblico che normalmente non è il pubblico museale. In più a settembre avremo questo evento di comunità con terre sonanti e il mammut ricostruito uno a uno uscirà dal castello e andrà per i comuni del territorio. È un'attività fatta da terre sonanti in collaborazione con noi e con altre associazioni del territorio. E poi avremo, diciamo, questa sfumatura più scientifica, più tecnica ad ottobre, il 5 ottobre, perché in una giornata concentreremo importanti relatori che ci parleranno del mammut, di paleografia, del mammut nel suo territorio. Il mammut e la sua storia del resto sono eccellenze del Made in Italy, era presente il sottosegretario Fausta Bergamotto. L'Aquila è al centro della storia del paese sempre, almeno per quanto mi riguarda. Come aquilano, è vero, sono un sottosegretario di Stato, però come aquilana sento tutto il riconoscimento per questa città e per il territorio abruzzese. Oggi festeggiamo 70 anni dal ritrovamento del primo cittadino dell'Aquila, io lo chiamo così, il primo abitante di queste zone, e quindi dedichiamo a lui un annullo filatelico in suo onore, ma diciamo che è un tassello, un passo importante, lo possiamo anche definire così, in un percorso diverso che sta portando anche la città dell'Aquila insieme a tutte le sue anime, ricordiamolo, a capitale italiana della cultura 2026.